Bambini, oggi vi voglio presentare un'altra letterina capricciosa, la letterina Q. Perché si chiama capricciosa? Perché non vuole rimanere da solo, vuole sempre vicino la vocalina U, come quadro. Ricordate però, bambini. Scusate, che prima la Q, dopo la U e poi la vocale che vuoi tu. Qua, que, qui, quo. Vediamo dove troviamo le paroline. Q come? Guardate quante paroline. Quaglia, cinque, liquori. Ce ne sono ancora, eh? Quadrifoglio, quadro, squalo, quaderno. Ora leggiamo una bella storiella, quella della letterina capricciosa. La storia della signora Q. Non posso mai andare a spasso, si lamentava la signora Q. Tutti ridono di me perché sono troppo grassa. Se vuoi ti accompagno io, disse allora la signorina U, che era molto gentile. La signora Q accettò l'offerta e uscì contenta insieme alla signorina U. Ma le risate dei ragazzacci maleducate aumentarono. Come mai? Era davvero uno spettacolo buffo vedere vicino alla signora Q, tanto grassa, la signorina U, sempre a bocca aperta. Dopo quella volta, mai più si sono viste da sole la Q e la U. Un'altra letterina le accompagna sempre. Qua, que, qui, quo. E così in tre possono tranquillamente andare a spasso. Però c'è sempre qualcuno che è nemico della signorina Q e che non la vuole vedere. Vi presento alcuni suoi nemici. Cuore, cuoco, cuoio, la scuola. Provate a scrivere il loro nome, ma ricordatevi, non vogliono vedere la signora Q.